non è andata via a chiedere un regalo. E vive proprio al regale, vive al regale della marcia in sé. La signora al secondo figlio, cioè la seconda gravidanza, aveva 28 anni quando gli ho dosato il latte, la seconda gravidanza aveva un aborto. E l'aborto era un bambino malformato. La signora è rimasta impietrita, ha fatto lo studio genetico per vedere che fosse lei nella faccia del marito. E questa storia del marito e la madre erano qui. Tant'è vero che la signora ha fatto un terzo figlio e il terzo figlio è stato. Ha perso un bambino per questa causa. Perché queste sostanze che voi vedete diffuse anche qui a San Fristo le trovate, attenzione a Santa Maria, o meglio, poi parliamo un attimo della realtà locale, perché io voglio essere un medico per l'ambiente, mi occupo della parte sanitaria. Ma capite bene che la salute è quella che può smuovere veramente la popolazione, per dire quello che è il padre Maurizio, dove il reato amministrativo, il reato politico, il reato industriale, il reato di omissione vale ben poco rispetto al danno della salute. E allora abbiamo avuto che le sostanze chimiche creano anche sterilità, creano le malattie tiroidee. Quante ne vedete nelle vostre famiglie di malattie tiroidee? O i nostri medici che lo cominciano a vedere? Abbiamo messo su con i medici uno studio di medici sentinella, abbiamo cominciato a valutare le richieste di esenzione per codice tumorale, lo 048, ebbene abbiamo visto per tre distretti, il distretto di Castelnuovo, il distretto di Nove, il distretto di Frattamaggiore, che la percentuale di queste richieste era raddoppiata se non triplicata negli ultimi 3-4 anni. E il Distretto Superiore di Sanità o altri cercano di dire vi denunciamo per procurato l'altro. Allora, io sono un medico responsabile, perché il mio motto nei medici per l'ambiente dice se il cittadino è responsabile, il medico lo è due volte. E dico veramente a tutti quanti a prendersi le proprie responsabilità per questa cosa, per questa lotta forte che noi portiamo avanti. E dove va questo fatto? Va che le sostanze chimiche, purtroppo, inquinando l'alimentazione, inquinando il ciclo alimentare, il ciclo delle acque, invadendo, possono portare dei danni quando su bersagli molto più deboli. Sperando che se noi abbassiamo la pressione ambientale, il nostro rischio si riduce. Non perché noi abbiamo un numero di tumori enorme, no, forse non abbiamo un numero di tumori enorme, ma stanno aumentando, sono aumentati molto rispetto a prima. E prima i dati qual erano? Nessuno. Non ci stanno dati, perché il sistema, come in tanti altri settori, anche nel sistema sanitario, queste cose molte volte sono le ultime. Sapere dove nasce, dove vive una persona che è ammalata, poco importa. Una volta si diceva il medico del lavoro, diceva la fabbrica dove viveva, poteva avere dei problemi. Però i chirurghi, come l'illustre collega mio padre nostro, eccetera, ha cominciato a vedere. Gastroenterologo, però, grosso modo, entrare, no? Parlava dei tumori del colon, parlava dei tumori del colon che lui ha diagnosticato e che sono stati una spia, e i tumori del pancreas, di cui almeno io sono 33 anni che lavoro, i tumori del pancreas 20 anni fa, 25 anni fa, erano molto rari rispetto a oggi. C'è un problema di riposizione. Certamente, sicuramente. Però il problema che voglio dire è questo, la consapevolezza è cresciuta. Nel 2005 sul giornale non usciva neanche un articolo sull'ambiente, e allora mi affido ai giovani, di cui mi vergogno per quello che vi lasciamo, però in pratica siete voi veramente l'innovamento che deve partire da classe, da persone pulite, veramente un nuovo modo pulito di fare politica, amministrazione e lavoro. La consapevolezza attiva è anche frutto dell'incapacità amministrativa, l'incapacità politica. Corriamo i ripari, per piacere. Corriamo i ripari perché il problema ambientale è un problema che deve adesso portare il momento delle azioni virtuose. Parliamo delle azioni virtuose. Sindaci, c'è un sito di compostaggio a Sant'Anna, preparato nel 2004-2005. Va bene? Non è stato ancora aperto. Fu portato durante l'emergenza dei rifiuti, ci portavano i rifiuti
stessi rifiuti che si ammassavano da qui anche da queste parti, vicino al campo sportivo, o si ammassavano nelle nostre strade. Il sito di compostaggio non si può usare più. Che cos'è il sito di compostaggio? È il posto dove si porta l'umido. Sapete dove vanno a finire le scorze, il limone che diceva Maurizio? Vanno a finire a Verona. Paghiamo 200 euro a tonnellata per portare una tonnellata di scorze di limone a Verona. E il nostro sito di compostaggio a Sant'Angelo non è stato ancora aperto. A febbraio l'assessore regionale romano dice che il sito di compostaggio apre la settimana prossima. Abbiamo chiesto all'ARPAC di fare la caratterizzazione. Ha fatto la caratterizzazione l'ARPAC il 30 aprile, oggi è il 30 settembre, il sito non ancora è stato aperto. La consapevolezza dove nasce? Le azioni virtuose dove nascono? Se non nascono nella nostra classe politica che deve veramente battere i pugni o cercare veramente di portarci diversamente. Non lasciatelo fare al popolo, per piacere, non lasciatelo fare a noi, perché noi potremmo essere anche esagerati, potremmo essere anche poveri, conviviamo col nostro lavoro, con le nostre azioni. Il problema della responsabilità porta anche a un problema grosso di quello che è la prevenzione della salute prossima. La prevenzione della salute deve nascere appunto dalle nostre azioni. Riduciamo la nostra pressione ambientale, facciamo in modo che veramente questo fango che sappiamo che c'è stato sulla nostra terra possa essere almeno limitato, possa essere messo in sicurezza. Perché vi dico ancora, i prodotti agricoli della Casertana sono ancora validi. Guardate, io sembra che contraddica quello che ha detto Padre Maurizio, ma molti dei nostri pomodori o meno, altre cose, sono ancora buoni, perché hanno un discorso ancora di radici molto superficiali. I fuochi, vedete questi incendi, 6.030 roghi censiti tra Napoli e Caserta, di cui 3.084 a Caserta, in 20 mesi. Significa che questa polvere, queste sostanze combuste, che sono state analizzate, c'è un libro dell'ISPRA, dell'Istituto Regionale Superiore per l'Ambiente, che aveva i dati, ha fatto delle indagini ambientali, ma questi dati non li ha mai passati al Ministero della Salute. Per farli uscire fuori sono dovuto andare io a Roma a prenderli e farli mettere in PDF. Ma capite dove siamo? Il ministro Balduzzi, che è venuto qua a Caserta, Santa Maria Capua Vetere, è stato da noi in riunione dopo che noi lo attaccavamo quando lui venne. Perché noi avevamo scritto, abbiamo già i nostri morti, per cui il ministro che parlava di stili di vita fu redarguito da noi quando ad Aversa e stava vegliando anche delle manzate. Lui disse: a me così mi hanno detto, fatemi capire. E quindi da me, da Maurizio Patriciello, per essere accompagnato sul posto, per vedere i nostri numeri. E rimase, fece un incontro, ci fece subito un tavolo a ministero con tre commissioni dell'Istituto Superiore di Sanità. Appena poi dopo il ministro del passato, impostammo delle cose, impostammo uno studio per i vigili del fuoco. È uno studio ovvio, no? Per capire bene che se i vigili del fuoco vai in studio e i vigili del fuoco hanno una patologia, come stanno avendo molti linfomi i vigili del fuoco, beh, nessuno lo dice, ma tra poco avremo questi dati che usciranno, tra 2 anni circa, sicuramente. Vedrete che i fumi, se danneggiano i vigili del fuoco, danneggeranno anche i nostri figli, i nostri bambini, che sono molto più suscettibili. Allora io, veramente nella difesa anche dell'infanzia, se nemmeno davanti ai bambini non siamo capaci di poter fare veramente una riflessione pura, veramente a questo punto qua vuol dire che forse non c'è più niente. Grazie.